Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova serie che cominciamo oggi se tutto va bene, che è la Stone Block, è una mappa mondata di Minecraft che ho già messo a caricare in questo momento. Frattempo vi dico che il video di GTA dovrebbe uscire sabato prossimo alle 9 di sera, dovrebbe uscire. Sempre se non ci sono problemi cercherò di farlo uscire comunque alle 9 di sera di sabato prossimo. Ok, sembra essere partito, ho già inserito il titolo che metterò a questa serie. Comunque proviamo a vedere cosa succede. È in alfa questo qua. Ok, allora Buildcraft è in alfa, vabbè. Allora vediamo un attimo cosa abbiamo. Questo è il libricino con tutte le missioni da fare. Questo qua è la, a quanto ho letto, è la nostra amica pietra, eccolo qui. E questo è il cibo per farlo diventare nostro amico. Possiamo renderlo triste, felice o qualsiasi roba. Se lo mettiamo triste rimane fermo lì dove sta. Allora, innanzitutto rompiamo la pietra a mano, ci dà i sassi, ci dà i sassolini. Con i sassolini ci facciamo, ho già visto un po' di ingredienti, che così andiamo via spediti. Allora, e cerchiamo di fare le robe più ordinate possibili, quindi senza buttare roba troppo a caso, poi tanto andrà a finire tutto a caso lo stesso. Abbiamo completato la prima missione, 4 di queste, facciamo 1, poi le trasformiamo tutti e facciamo 15. E abbiamo completato anche abbiamo fatto un sacco di queste fin da subito, quindi piazziamo questa. Ho già visto il craft per fare la chest, sono queste così, facciamo così, ne facciamo 5. Così togliamo questo e abbiamo una cesta che piazziamo. Questa sarà la cesta delle ricompense che ci dropperà, quindi adesso vediamo subito. Draconic Core, cominciamo bene. Poi è Epic Bacon per 12, non so cosa sia, dopo guardiamo. Climbing Gloves e Invarhammer, che non so minimamente cosa sia. Allora questo ci riempie la fame in una maniera incredibile, ci dà 11 di saturazione e 4,5 di cosciotte. Draconic Core non so cosa sia, lo lasciamo qua. Comunque velocità in Varanda non so cosa sia, magari ci serve più avanti, quindi evitiamo di consumarlo. Questo voglio capire cosa. Sono sospeso, mettiamo qua dentro, comunque ci serve per arrampicarci qua sopra. 1, 2. Abbiamo il martello e così noi andiamo a trasformare la pietra in gravel, in argilla, in una cosa. Quindi poi l'argilla questa qua la trasformiamo in terra. Okay. Poi questa qui, facendo così, la trasformiamo in sabbia e la sabbia la trasformiamo in polvere. Questo li preparo già perché ho già visto ci sono degli ingredienti che possiamo fare più avanti che ci semplificheranno di tanto la vita qua. Visto che ho scoperto che è difficile andare a craftarsi, come si dice,
difficile craftarsi del cibo. Cosa facciamo noi? Andiamo a creare intanto una fornace e ho scoperto che si possono, le mele si possono cuocere e ci danno un sacco di cosciotte. Quindi noi mettiamo, non abbiamo il carburante però. Non abbiamo il carburante. Dobbiamo craftarci il bastone, quello del potere, che è quello Stonecrook. Qui, rompendolo con questo, ci dà un sapling della giungla. No, a noi serve un sapling di quercia. Ci serve un sapling di quercia a noi. Olè. Allora, abbiamo piantato questo. Adesso aspetta un attimo, ti sposto un secondo, che non so mai, non ti cresce l'albero dentro, mi muore, se è il mio unico. Shiftiamo, aspettate, con questo e corriamo, mi cresce l'albero dentro. Poi, a quanto ho capito, se io rompo questo mi dovrebbe dare delle mele. No? Niente mele? Dà dei sapling. Dei sapling. Vabbè, niente mele. Allora, ok, prima cosa che facciamo è sbagliare a piazzare un blocco. Facciamo così, questo lo facciamo così, facciamo degli slab, che così ottimizziamo il materiale. Gli slab li mettiamo sotto. Qua lo mettiamo uno sopra, facciamo anche due, facciamo un bel po' di torce. Questo qui lo rompiamo, ce lo riprendiamo. Questo mettiamo giù. Cosa sono quei pallini? Ci sono dei pallini rossi qua. Abbiamo ottenuto un silkworm. Ci abbiamo qualcosa con questo? Sì. Allora, va. Dobbiamo proprio fare. Però adesso abbiamo intanto due mele. Sì, abbiamo proprio una missione che lo richiede. Quindi abbiamo fatto bene. Prendiamo uno, dovrebbe bastare poi. Ci prendiamo la legna, che così riusciamo a finire la missione della legna. Già con 10 sapling, hai voglia. Ok, ci piantiamo il vermetto, questa qua la piantiamo qui. Qui abbiamo due, ne mettiamo ancora uno. Lo sblocchiamo, insomma, ci serve, non so cosa fa, boh, ci segue, sta fermo lì. Allora 67, ah, ma si diffonde, fantastico. Quindi ci dovrebbe dare delle stringhe con cui possiamo farci un letto. Quindi ci prepariamo già i 4 qui. Ok, questo qua così ci dà le stringhe. Ce l'hanno anche a mano? No, non ce l'ho da mano, dobbiamo per forza utilizzare questo. Questo qui è un setaccio.
che quanto ho capito si crafta facendo così. Poi facciamo così, ne facciamo 4, no, aspetta. Poi si fa così, facciamo 1, si fa così. Altri 4, così, così, ne bastavano perché dobbiamo fare così e con questi due fare una roba così. Poi con questo facciamo una cosa così. Ok, e a quanto ho capito abbiamo anche un setaccio con cui possiamo andare a setacciare i minerali. Tipo la, che so, la pietra, no, questa qua, la ghiaia, facendo così ci dovrebbe dare, esatto, la selce, perché con cui potremo andare a fare varie cose. Quindi per questo episodio finisce qui, prendiamo l'ultima ricompensa, che sono altri 12 bacon, quindi abbiamo una fonte di cibo fantastica adesso. E niente, prossimo episodio continueremo a fare i progressi, andremo a fare questo qui, Tool Station, Mining Dimension, aspetterei ancora un po'. Andrei a fare questi qui, un po' di roba, cos'è sta cosa, Craft Auto Seal, addirittura, vabbè. Comunque per aver appena iniziato abbiamo fatto parecchi progressi. Vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like se questo video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ciao!